Ciao bimbi! Oggi, come promesso, vi ho preparato un insieme di alberi. Oggi, con gli insiemi, giocheremo con le lettere. È un modo speciale, un modo diverso, ma anche un modo divertente. Vi spiego che cosa ho fatto. Ho creato un insieme di alberi. Ogni albero appartiene ad una lettera, ma insieme costituiscono gli alberi della famiglia delle vocali. Noi li dobbiamo scoprire ogni albero a quale lettera appartiene. Siete pronti? Cominciamo con il primo. Apriamo i frutti dell'albero, sono frutti speciali. Ogni albero contiene degli oggetti anziché la frutta. Qui troviamo l'arancia, le ali, l'ape e il lago. Dobbiamo scoprire con quale lettera inizia la parola arancia. Ci penso bene. Arancia la divido come fa Marilù, insieme. Arancia. La parola arancia inizia con la lettera A. Vado a trovare la lettera A nel mucchietto che ho preparato e metto la lettera A sulla parola arancia. Vado avanti. Ago. Dividiamo la parola ago come fa Marilù. Ago. La prima lettera della parola ago, anche qui, è la lettera A. La prendo e la inserisco. Leggo ago. Andiamo alle ali. La prima lettera della parola ali è la A. La inserisco e leggo. Ali. Vado avanti. Ape. Anche qui la prima lettera è la lettera A. La inserisco e leggo. Ape. La divido come fa Marilù. Ape. Tutte queste paroline dell'albero hanno la prima lettera che è la vocale A. Ricordiamo insieme quali sono le vocali. A, E, I, O, U. Queste prime quattro paroline di questo albero iniziano però tutte con la lettera A. Quindi se la prima lettera è la A, probabilmente questo albero sarà l'albero della lettera A. Lo scopriamo se abbiamo indovinato. Bravissimi! È giusto, quindi tutte le paroline di questo albero devono iniziare con la lettera A. E adesso da soli potete divertirvi a trovare tante altre paroline che iniziano per A. Andiamo avanti al secondo albero. Apriamo i frutti e troviamo edera, erba, elicottero, elmo. Penso e rifletto, la parola edera la divido come fa Marilù. Edera. Inizia con la lettera E. Prendo la E dal mucchietto che ho preparato e la inserisco come prima letterina. Elicottero. Elicottero. Inizia con la lettera E. La prendo e la inserisco. Questo è un po' più difficile, non è prato, ma erba. Anche la parolina erba inizia con la lettera E. La prendo e la inserisco. Divido erba come fa Marilù. Erba. Questo è difficile. Elmo. La parola elmo inizia con la lettera E. Prendo la E e la inserisco, divido elmo, elmo. Tutte le paroline di questo secondo albero iniziano tutte con la stessa letterina che è la E, seconda lettera della famiglia delle vocali. Quindi questo dovrebbe essere l'albero della lettera E. Vediamo se abbiamo trovato la lettera giusta. Esatto! Andiamo al terzo albero. Apriamo i frutti e troviamo incidente. La parola incidente è lunga, la dividiamo. Incidente.
Inizia con la lettera I. Prendo la I e la metto come prima letterina. Vado avanti. Non è il riccio, ma istrice. Qui è stata bravissima la vostra amica Aurora oggi che l'ha indovinata. Istrice. Quindi I. Questo non è il mare, ma isola. L'isola, I-so-la. Inizia con la lettera I. E per finire, imbuto. Imbuto. Anche imbuto inizia con la lettera I. Tutte queste paroline dell'albero iniziano con la lettera I. Quindi, probabilmente, questo è l'albero della lettera I. Esatto, bravissimi. Fino adesso abbiamo trovato l'albero della A, l'albero della E, l'albero della I. Potete divertirvi da soli a pensare tante altre paroline che iniziano con queste lettere. Andiamo al quarto albero. Scopriamo i frutti e troviamo occhio. Occhio. L'occhio inizia con la lettera O. La prendo e la inserisco. Qui abbiamo un oca. Oca. Inizia con la lettera O. Prendiamo e inseriamo. Orecchio. Orecchio. Inizia con la lettera O. Qui orso. Orso. Inizia con la lettera O. Tutte queste paroline iniziano con la lettera O. Quindi questo sarà l'albero della O. Vediamo. Giusto. Perfetto. Ultimo albero. Abbiamo scoperto A, E, I, O. Manca la U. Quindi se siamo bravi, questo dovrebbe essere l'albero dell'ultima vocale, la lettera U. Uno. U, no. Inizia con la U. Uccello. Uccello. Inizia con la U. Uovo. Uovo. Inizia con la U. E uva. Uva. Inizia con la U. Questo quindi è l'albero della lettera U. Adesso tocca a voi. Divertitevi a trovare tante altre paroline che iniziano con le vocali. Poi giocate con le rime e trovate arancia farima con, edera farima con, e così via. Buon divertimento e alla prossima lezione.